si chiama Circe 2020 ed è il progetto Interreg, che vede cioè coinvolti non solo il nostro paese, ma pure realtà come Austria, Polonia, Ungheria e Croazia, e che pone in essere il concetto di cosiddetta economia circolare, ovvero un ciclo di trattamento dei rifiuti che li trasforma in nuove materie prime senza che l'oggetto in sé e per sé concluda il proprio ciclo vitale. Una esperienza pilota in Italia che vede protagonista la Regione Veneto attraverso ARPAV, l'ente di tutela dell'ambiente, e ETRA, la multi-utility padovana specializzata nella gestione dei rifiuti, la cui sinergia mira a favorire un nuovo modello di business basato su sviluppo e innovazione. Non dunque un modello alternativo di crescita, ma la crescita, secondo una direttiva europea del 2014 che ha stanziato 6 miliardi di euro, in cui rientra anche il finanziamento di Circe 2020, e che entro il 2030 si propone di creare ben 3 milioni di posti di lavoro. Un principio questo che consente di vedere il rifiuto non più come un bene che ha esaurito il proprio ciclo vitale, ma come una risorsa che può dare vita ad un'economia alternativa rispetto a quella degli sprechi e del consumismo. Noi siamo già attivi sull'economia circolare attraverso una raccolta differenziata molto spinta. Abbiamo raggiunto livelli di eccellenza sulla differenziata, 70% nel corso del 2016, e il dato sarà in miglioramento. Ma soprattutto abbiamo impiantistica all'interno della nostra azienda che fa già dell'economia circolare un valore quotidiano, che viene applicata nella gestione quotidiana della nostra azienda, della nostra esperienza in materia di rifiuti. Il progetto Circe 2020 costituisce la compiuta realizzazione del concetto di sviluppo sostenibile. Quanto costa il recupero? Il recupero non costa di più, e comunque, se anche se dovesse costare di più, bisogna chiederci quanto costa il non recupero, quanto costano i cambiamenti climatici, quanto costa appunto estrarre il percolato o tenere sotto controllo le discariche che hanno 10, 20, 30 anni e che resteranno lì per sempre, perché le discariche sono solo dei depositi di rifiuti. I rifiuti non è che spariscano, restano lì per sempre. È da riconsiderare proprio la realizzazione stessa del prodotto. Sì, l'economia circolare non è un'economia di recupero solo, è un'economia che parte dall'ecodesign, cioè da riconsiderare la produzione, il prodotto, e quindi la progettazione dei prodotti, che deve essere vista in maniera diversa, in maniera che poi il prodotto possa durare di più, possa essere anche recuperato, riaggiustato, e poi sia alla fine facilmente recuperabile, perché le materie prime possano ritornare nel ciclo di trasformazione. Per concludere, un sogno: allargare questo progetto anche a realtà come Oriente e Stati Uniti? Sì, potrebbe essere il nostro obiettivo come Europa, è di essere un po' leader in questo cambiamento di paradigma che vede lo sviluppo sostenibile e compatibile con la tutela dell'ambiente. In questo senso l'Europa è stata chiara, vuole rappresentare, come si può dire, il motore trainante, proprio perché l'economia circolare non è vista come una decrescita felice, è vista proprio come uno sviluppo. In questo senso l'Unione Europea prevede anche lo sviluppo, la creazione di nuovi posti di lavoro.